candidata, che è la dottoressa Carmen De Benedetto, che ci parlerà di una tesi, Centro per l'educazione, la riabilitazione visiva, la creazione di un servizio. Il professor Fruschelli vuole dire due parole sulla sua candidata prima di cominciare? Oppure dopo? La professoressa Taddei, la relatrice. È la relatrice, è la professoressa Taddei, io Ah, il sono il comune. corto relatore, scusatemi tanto, ho letto Io sono il male, comune. scusatemi immensamente. È l'area di primavera. La dottoressa Sabrina Taddei, la corto relatrice, e il professor Fruschelli è il corto relatore. Do la La parola a Sabrina per faremo? dire due parole. Sì. Bene, la candidata ha avuto la fortuna di partecipare alla creazione di un servizio ex novo che si è sommato su un'attività che già c'era, ma non era strutturata come un centro di riabilitazione vera e propria, con una presa in carico multidisciplinare. Quindi ha ripercorso delle tappe che erano già state percorse e ha partecipato attivamente a altre che rimanevano ancora da percorrere. Quindi niente, ha fatto veramente un lavoro interessante. Prego. Prego, dottoressa Carmen, Mi ero legato? deve leggere prima la relatrice. La sottoscritta Carmen De Benedetto, matricola 088359, iscritta al corso di laurea magistrale in scienze riabilitative delle professioni sanitarie, visto il decreto del rettore dell'Università degli Studi di Siena, repertorio numero 461-2020, protocollo numero 52533 del giorno 11 marzo 2020, che autorizza la modalità di svolgimento a distanza della prova finale e della proclamazione, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiara di accettare lo svolgimento della prova finale in modalità telematica, che durante lo svolgimento della prova medesima non utilizzerà nessuno strumento di ausilio, che nel locale in cui si trova non sono presenti persone di supporto. Mirabelle Clano, 23 aprile 2021. Allora, presento. Vedete la presentazione? Sì. Ok. Buonasera a tutti. Il progetto di tesi che vi presento si intitola Centro per l'educazione e la riabilitazione visiva, la creazione di un servizio. Parto subito col descrivervi cos'è un centro per l'educazione e la riabilitazione visiva. È un servizio multidisciplinare che ha come obiettivo quello di prendere in carico i pazienti ipovedenti. In particolare ci si può rivolgere ad essi per ottenere una valutazione diagnostico-funzionale della condizione visiva, ma soprattutto grazie alla stesura del progetto riabilitativo individuale per interventi di riabilitazione visiva personalizzata e eventuali prescrizioni di ausili ottici, elettronici e informati, il tutto al fine di promuovere l'inserimento e la partecipazione sociale del paziente ipovedente. Oltretutto, questi centri svolgono anche attività di ricerca e di prevenzione. La tratta seguita per creare questo progetto è stata quella del Lean Six Sigma, che prevede l'attuazione dell'acronimo DMAIC, quindi Define, Measure, Analyze, Improve e Control. Per la fase di definizione abbiamo utilizzato una Project Charter, che è uno strumento che consente di pianificare e monitorare un progetto. Essa è composta da diverse parti e per la fase di definizione del problema si è partito con l'analizzare la legge 284 del 97, che è stata emanata per rispondere ai bisogni e favorire la presa in carico globale delle persone affette da minorazione visiva. In particolare, questa legge definisce i criteri per l'individuazione dei centri per l'educazione e la riabilitazione visiva, definiti CERV, prevedendo il loro inserimento nel sistema sanitario nazionale. In Toscana, in particolare, a seguito di alcune delibere, sono state identificate l'azienda ospedaliera universitaria Pisana come sede per la creazione del CERV per quanto riguarda l'area vasta nord-ovest e l'ASL 10 di Firenze per l'area vasta centro. Pertanto, per un lungo periodo, l'area vasta sud-est si è trovata sprovvista di un simile servizio, fin quando, con una delibera del 2018 della Regione Toscana,
È stata individuata proprio l'azienda ospedaliera universitaria Senese come sede per la creazione di questo centro. Da qui quindi poi è emersa l'esigenza di creare un centro per l'educazione e la riabilitazione visiva all'interno dell'azienda ospedaliera universitaria Senese. Quindi con questo progetto si vuole pianificare la progettazione del CERV per ottimizzare la presa in carico del paziente ipovedente in area vasta sud-est, in modo da garantire un'appropriata presa in carico a tutti gli utenti e consentire loro la massima autonomia e partecipazione sociale possibile. Gli obiettivi finali del lavoro sono quello di strutturare l'attività del CERV presso l'azienda e di effettuare una presa in carico multidisciplinare di tutti i pazienti afferenti al CERV. Oltretutto, nel progetto sono state considerate solo le organizzazioni delle prestazioni e attività che devono essere effettuate all'interno dell'azienda ospedaliera universitaria Senese e non quelle invece che afferiscono a Grosseto Arezzo. Come supporto alla gestione del progetto, oltretutto, è stato definito un cronoprogramma attraverso un diagramma di Gantt che definisce per ogni fase la durata per la sua realizzazione e poi è stato definito il team. Per prima cosa abbiamo fatto? Abbiamo analizzato il percorso del paziente ipovedente presso l'azienda ospedaliera universitaria Senese prima della delibera del 2018 e questo percorso era estremamente limitato perché venivano presi in carico soltanto i pazienti ipovedenti e non quelli classificati come ciechi, l'accesso era per la sola visita oculistica, non veniva stilato alcun progetto riabilitativo individuale e inoltre l'equipe era composta soltanto dal medico specialista in oftalmologia e l'ortottista. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo disegnato una serie di blueprint che ci illustrasse il percorso ideale che avrebbe dovuto effettuare il paziente ipovedente accedendo al CERV e tutto quello che doveva ruotare intorno a lui nel servizio. In particolare presso il CERV andava stilato e condiviso un progetto riabilitativo individuale e oltretutto il trattamento riabilitativo non doveva soltanto prevedere la valutazione visiva e la riabilitazione visiva, ma soprattutto la presa in carico globale del paziente ipovedente al fine di promuovere appunto il suo inserimento sociale. Questa analisi ha permesso di mettere in evidenza quello che era presente nel centro e quello invece sul quale sarebbe dovuto agire per poter instaurare il centro nell'azienda. Quindi, come possiamo vedere da questa immagine, che è uguale a quella precedente, soltanto sono stati inseriti dei simboli di attenzione che appunto ci fanno proprio a evidenziare i punti di criticità sul quale poi si è agito. Abbiamo raccolto quindi tutti questi punti all'interno di un diagramma di Ishikawa che in questo lavoro è stato utilizzato come uno strumento per individuare e reclutare le risorse necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo. Come possiamo vedere dall'immagine, il diagramma di Ishikawa ci rappresenta un pesce. Nella sua testa abbiamo l'obiettivo finale, che è la creazione del CERV presso l'azienda ospedaliera universitaria Senese, e lungo le spine del pesce troviamo collocati gli ambiti classificati per affinità e le carenze da colmare e evidenziare attraverso la serie di blueprint. In particolare, per quanto riguarda l'ambito materiali, con questa dicitura si vuole intendere i beni materiali che devono essere presenti all'interno del centro per svolgere l'attività. In particolare, una stanza dedicata, perché il centro ha bisogno di una stanza nel quale poter svolgere le attività ambulatoriali opzionali e le attività di segreteria. Poi, un software per l'invio dei dati al flusso regionale SPR, perché tutte le prestazioni che vengono svolte per conto del Sistema Sanitario Nazionale devono essere registrate a livello regionale da un flusso informativo. Per le prestazioni del CERV si fa riferimento al flusso SPR e in azienda non era presente un software dedicato a questo. Poi un'altra carenza era il format per il progetto riabilitativo individuale, che il progetto riabilitativo individuale è il piano di interventi unico per ciascun paziente che poi decide le aree di intervento, i tempi e gli obiettivi. Questo format va sottoscritto poi dal medico specialista, dall'ortottista, dal paziente stesso e condiviso. E mancava un format che poi facesse riferimento al percorso della delibera della Giunta regionale 595 del 2005. Poi vi è un ambito molto importante che è quello del personale, perché all'interno del CERV va sia assicurata la presenza di figure professionali di riferimento, quali il medico specialista in oftalmologia e l'ortottista assistente di oftalmologia, ma queste figure possono e devono essere integrate a seconda dei programmi di riabilitazione anche da altre figure professionali che in questo progetto abbiamo definito opzionali, che sono l'istruttore di orientamento e mobilità e autonomia personale, che è colui che insegna al soggetto ipovedente a orientarsi negli ambienti familiari e di lavoro e a prendersi cura di se stesso, come ad esempio lavarsi o vestirsi da solo. Il tiflologo informatico, che è colui che insegna a utilizzare al meglio gli ausili informatici e magari applicarli a livello scolastico, quindi trovare la migliore soluzione per il soggetto ipovedente.
andava assicurata anche la figura di un assistente sociale, di uno psicologo e in caso di soggetti in età evolutiva anche di un neuropsichiatra, un terapista della neuropsicomotricità e talvolta anche di un genetista e di un pediatra. Andavano definite le procedure che prevedevano la descrizione del percorso del paziente ipovedente che faceva l'accesso al CER, quindi dal suo accesso fino alla conclusione del progetto riabilitativo individuale, ed infine la pubblicità, cioè la modalità attraverso il quale venivano messi a conoscenza i medici di medicina generale e gli utenti di questo servizio presente sul territorio. Come possiamo vedere, per ogni carenza è stata attribuita una letterina. Ad ogni lettera corrisponde una contromisura ed ogni contromisura poi corrisponde un'azione pianificata. Ad esempio, per quanto riguarda la lettera di carenza di figure professionali opzionali, come contromisura abbiamo individuato quella di reclutare queste figure professionali mancanti. Ad ogni contromisura, appunto, corrisponde un'azione, questa è stato definito un tempo entro il quale svolgerla e il responsabile della messa in atto. Sempre facendo riferimento all'esempio del reclutamento del personale opzionale. Come contromisura è stata individuata quella di stipulare una convenzione con IRIP, che è l'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione. Questa andava fatta entro giugno 2019 e il responsabile dell'azione era l'ufficio legale dell'azienda. E grazie a questa appunto convenzione si è riuscito ad ottenere quel personale sanitario che non era presente all'interno della struttura. Dopodiché si è passato alla fase di controllo perché il successo di un progetto è comunque connesso all'impiego di un sistema di controllo che monitora l'attività e quindi il lavoro svolto. In particolare abbiamo individuato dei KPI che ci permettono di monitorare non soltanto come sta andando il lavoro, ma anche di modificare degli indici. Il primo indicatore monitorato è quello che riguarda la registrazione dei pazienti ipovedenti che fanno accesso al CER e terminano il percorso riabilitativo individuale all'interno del software SPR. E per l'invio dei dati al flusso SPR. Il secondo indicatore invece è finalizzato al monitoraggio delle conformità delle prestazioni rispetto alle procedure che sono state stilate. Le procedure cosa ci dicono? Ci dicono che durante il primo accesso al CERB, oculista ed ortottista si occupano di valutare la situazione clinico-funzionale del paziente e poi in base alla valutazione vengono magari integrate con le altre figure professionali. Se queste sequenze vengono invertite, però il percorso del paziente non presenta più conformità rispetto a quello che invece era stato stabilito nelle procedure. Dopodiché andava stabilito che le modalità valutate con esito positivo venissero standardizzate in modo da essere applicate uniformemente da tutti gli operatori coinvolti nel processo. Per questo è stata impostata questa SOP, che è una procedura standard operativa che proprio va a definire il funzionamento del CERB e quindi viene condivisa con tutti gli operatori coinvolti nel processo. Quindi, come possiamo vedere, dalla prenotazione della prestazione fino all'invio del flusso regionale SPR. Infine vorrei dire che è la prima esperienza del genere all'interno dell'azienda ospedaliera universitaria senese ed è un progetto che offre un servizio sul territorio davvero molto importante che permette di aiutare nel modo giusto chi ha particolari gravi patologie psiche, migliorando la qualità di vita delle persone. Oltretutto, lavorando al progetto che ha portato alla stesura di questa tesi, ho potuto sperimentare la pianificazione di qualcosa di nuovo, gli strumenti che è possibile utilizzare e le difficoltà proprio che si incontrano nel realizzare qualcosa ex novo. Per questo sono molto contenta dell'esperienza che ho fatto nel realizzare insieme alla professoressa Tagliai e tutti gli altri questo progetto. Grazie. Grazie dottoressa De Benedetto, complimenti per questa tesi, sicuramente un argomento abbastanza originale e nuovo. Do la parola al professor Fruschelli, contro relatore, se ha qualche domanda da fare alla candidata. Allora, innanzitutto complimenti per la tesi perché è molto esaustiva, è una cosa importante, insomma, che riguarda di persona anche me come gli altri specialisti oftalmologi che lavoriamo nell'ospedale. Ma domanda in realtà non ci sarebbe, è che è tutto molto chiaro, però una domanda potrebbe essere qual è, diciamo, in quale parte avete avuto più difficoltà di tutto questo progetto? Ci avete incontrato delle difficoltà sostanziali in qualche parte del progetto? Sì, allora, essendo un progetto appunto che va a pianificare qualcosa di nuovo che non era presente assolutamente nella struttura, è stato molto complicato tutta la sua realizzazione. Se voglio pensare a qualcosa che forse è stato più indaginoso nel processo, è stato sicuramente
Anzi, probabilmente quello di unire l'attività di una struttura privata come IRICOR, che è abituata a gestire autonomamente, in completa autonomia, l'attività del CERB, alle regole, alle norme di una struttura pubblica come l'azienda ospedaliera universitaria senese. Quindi proprio si è avuto delle difficoltà nel far rispettare i vincoli e le successioni delle fasi che sono invece da procedura, come dicevo prima, che appunto va prima eseguita la prestazione del. Valutano prima l'oculista e l'ortottista la condizione clinico-funzionale e poi nel caso entrano le figure professionali che sono messe a disposizione da IRICOR. Comunque si sta lavorando, si è lavorato per farle convogliare al meglio. Bene, bene, grazie. Se mi va bene. Grazie, ci sono altre domande da parte dei membri della commissione? Della dottoressa? No, bene. Allora, Grazie. passiamo al prossimo candidato, che è il dottor Filippo Ferrandi, che ci parlerà di una tesi correlazione tra stenosi spinale lombare e qualità di vita, un meta-analisi. Il relatore della tesi, il professor Fabio Ferretti, e il controrelatore, io stessa, Federica Ginaneschi. Do la parola al professor Ferretti se vuole presentare il suo candidato. Sì, lo presento con molto piacere perché questo è un lavoro che è frutto di, diciamo, un'attività che portiamo avanti da un po' di tempo a questa parte e che abbiamo ceduto a Filippo perché nella parte più operativa del progetto, questo è un protocollo che è stato già pubblicato ma che mancava di realizzazione, nella parte operativa del progetto diciamo che è stato un grandissimo aiuto oltre che davvero una persona, un ragazzo, uno studente estremamente competente. Sebbene quella della ricerca sia una competenza che è fra quelle che declinano il profilo di un dirigente sanitario, come dovrebbe creare questa laurea magistrale, io ho cercato di far ragionare lo studente, far ragionare Filippo anche su quelle che sono le ricadute di carattere gestionale delle informazioni o delle evidenze che è stato in grado di produrre. E ci sono delle cose che ritengo abbastanza interessanti che adesso Filippo ci farà vedere. Grazie. Bene, Filippo, inizia pure. Buon pomeriggio a tutti. Allora, il sottoscritto Filippo Ferrandi, matricola numero 088503, iscritto al corso di laurea magistrale in scienze riabilitative delle professioni sanitarie, visto il decreto del rettore dell'Università degli Studi di Siena, repertorio numero 461-2020, protocollo numero 52533, del giorno 11 marzo 2020, che autorizza la modalità di svolgimento a distanza della prova finale e della proclamazione, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiara di accettare lo svolgimento della prova finale in modalità telematica, che durante lo svolgimento della prova medesima non utilizzerà nessuno strumento di ausilio, che nel locale in cui si trova non sono presenti persone di supporto. Monteroni d'Arbia, 26 aprile 2021. Bene, Filippo, puoi cominciare. Allora. Si vede? Sì. Ok. Allora, intanto grazie al professor Ferretti per la presentazione. Questo è il mio lavoro di tesi, correlazione tra stenosi spinale lombare e qualità di vita. Allora, innanzitutto una piccola introduzione. La stenosi spinale lombare è una patologia che causa una diminuzione dello spazio a disposizione per il passaggio sia degli elementi neurali che vascolari all'interno della colonna vertebrale. Questo è più principalmente dovuto ai cambiamenti degenerativi normali con l'invecchiamento. Infatti, gli individui che sono principalmente colpiti da questa patologia sono di età superiore a 60 anni e questa patologia risulta una delle maggiori cause di disabilità fra gli anziani. Il sintomo peculiare con cui si presenta è la claudicazione orogena, ovvero una zoppia causata dal dolore che, partendo dai glutei, percorre posteriormente gli arti inferiori per arrivare fino ai piedi, accompagnato spesso anche da radiazioni. Altri sintomi accessori possono essere affaticamento, debolezza, parestesie o pesantezza delle gambe. Tutti questi sintomi peggiorano ovviamente con il mantenimento di una postura eretta prolungata e con la deambulazione, mentre vengono alleviati dalla posizione seduta. Visto che si tratta di una patologia cronica, porta anche
a una forte menomazione funzionale e a una riduzione della qualità di vita. Infatti, uno degli aspetti più compromessi nella vita del paziente è la capacità di svolgere sia attività legate al lavoro che di vita relazionale. Ed è per questo che abbiamo deciso di intraprendere questo studio. Da quello che si evince dalla letteratura scientifica, non esiste una revisione sistematica che riassuma le evidenze sulla qualità di vita legata alla stenosi spinale lombare, però molti articoli sottolineano quanto la valutazione della qualità della vita percepita dai pazienti possa essere uno strumento molto utile per sia migliorare gli esiti a lungo termine della patologia, migliorarne il recupero e inoltre ridurre l'impatto che questa patologia ha nella vita di relazione lavorativa dei nostri pazienti. Pertanto, secondo le linee guida Prisma P, che vedete anche riassunte in questa flowchart, abbiamo fatto una ricerca sui principali database scientifici e sui registri delle associazioni scientifiche internazionali che si occupano principalmente di stenosi spinale lombare. Dai database abbiamo ricavato 2199 articoli, mentre dai registri 51. Però di questi soltanto 31 sono stati letti interamente e sono stati ulteriormente scremati secondo i criteri di inclusione che avevamo deciso. Per citarne alcuni, la diagnosi primaria di stenosi spinale lombare in pazienti adulti, la presenza di un gruppo di controllo, infatti la maggior parte degli studi che abbiamo analizzato sono studi prospettici di coorte o case control, oppure ancora la somministrazione di questionari validati. Di questi 31, tre articoli sono stati esclusi appunto perché i pazienti non erano affetti da stenosi spinale lombare. In un articolo non era presente un gruppo di controllo con cui fare il confronto. In 12 articoli non abbiamo trovato i dati utili ai fini della nostra analisi, mentre in altri tre, diciamo che gli autori non si sono resi disponibili a fornire i dati richiesti nelle forme utili alla nostra analisi. Quindi abbiamo incluso 12 studi. Da questi 12 studi abbiamo estrapolato dei dati che abbiamo inserito in un foglio di lavoro Excel e dopodiché abbiamo analizzato la presenza di bias di pubblicazione, poi rappresentata graficamente con dei funnel plot, e abbiamo analizzato l'eterogeneità delle dimensioni degli effetti, analizzata che vedrete graficamente in dei forest plot. Gli outcome che abbiamo preso in considerazione sono la qualità di vita, la disabilità, la menomazione funzionale e il dolore. In questo forest plot potete vedere, dal momento che abbiamo deciso di prendere in considerazione un intervallo di confidenza del 95%, per cui la significatività statistica si otteneva per valori di un p-value al di sotto di 0,05, potete vedere come la maggior parte degli studi sia spostata verso sinistra e con un p-value uguale a 0 si ha una evidenza statisticamente significativa a favore dei gruppi di controllo rispetto ai pazienti affetti da stenosi spinale lombare. Analogamente al grafico precedente, in questo possiamo vedere però come diametralmente opposti sono disposti i nostri studi. Infatti sono tutti spostati verso destra, però con un p-value anche qui uguale a 0, si ha la stessa evidenza statisticamente significativa. A questa volta però è a favore dei pazienti con stenosi spinale lombare rispetto ai gruppi di controllo. Per quanto riguarda invece la menomazione funzionale, come potete vedere dal grafico, e dal valore del p-value che è 0,512 non c'è una significatività statistica. Questo è un dato importante perché essendo i campioni presi in considerazione accoppiati per età, anche i controlli sani possono avere una funzionalità ridotta che non necessariamente è legata alla stenosi spinale lombare, per cui questo può falsare i dati che sono stati ricavati. In questa slide ho riassunto i valori dei marker di eterogeneità. Per quanto riguarda il quadrato di Higgins, l'eterogeneità alta si denota per valori superiori a 40, e qui potete vedere come in tutti e tre gli outcome superi anche il 90%, mentre per il p-value si ha alta eterogeneità per valori al di sotto di 0,1 e tutti e tre gli outcome presentano un p-value di 0. Questa grande eterogeneità potrebbe essere dovuta al fatto che negli studi che abbiamo analizzato noi, le scale di valutazione utilizzate erano molto diverse.
Questi invece sono dei funnel plot, una rappresentazione grafica che mira alla valutazione della presenza di bias di pubblicazione. In questo possiamo vedere come gli studi si distribuiscano in maniera piuttosto omogenea sia a destra che a sinistra del nostro imbuto, e questo coincide con il p-value a due code dell'intercetta di Egger, che ha un valore di 0,47191, per cui non statisticamente significativo, e infatti non è presente bias di pubblicazione. Per quanto riguarda l'outcome disabilità, invece possiamo vedere come gli studi si distribuiscano principalmente sulla destra del nostro imbuto e il p-value è molto al di sotto del valore soglia 0,05, perciò statisticamente significativo e in questo caso è presente bias di pubblicazione. Invece, per quanto riguarda la menomazione funzionale, il funnel plot ha la stessa rappresentazione di quello della qualità di vita, piuttosto omogeneo sia a destra che a sinistra dell'imbuto, un p-value più alto, quindi 0,85856, anch'esso non statisticamente significativo, per cui il bias di pubblicazione è assente. Quindi, ricapitolando, abbiamo visto come ci sono delle evidenze statisticamente significative a favore di una maggiore disabilità e di una minore qualità di vita riscontrate nei pazienti affetti da stenosi spinale lombare rispetto ai gruppi di controllo, mentre per quanto riguarda la menomazione funzionale non ci sono evidenze statisticamente significative. Tutti gli studi che abbiamo analizzato presentano un'alta eterogeneità nella misura degli effetti, mentre per quanto riguarda i bias di pubblicazione l'abbiamo riscontrato soltanto per l'outcome disabilità, ma non per l'outcome qualità di vita e menomazione funzionale. Questo studio però presenta dei limiti. Uno può essere quello delle scale di valutazione utilizzate, che non sono omogenee e soprattutto mancano di oggettività. Un altro è che pochi studi in letteratura purtroppo indagano il dolore, che è uno dei principali sintomi di questa patologia. E purtroppo anche noi siamo stati costretti a eliminarlo dall'analisi dei nostri outcome per pochezza di dati. E un altro limite è che i campioni presi in considerazione, come ho sottolineato precedentemente, sono tutti composti da persone di età superiore ai 60 anni e ciò comporta quindi una probabile stima alterata dell'outcome a menomazione funzionale. In conclusione, possiamo dire che quindi in letteratura mancano degli studi che analizzino in maniera oggettiva gli outcome presi in considerazione, che sono la disabilità, la menomazione funzionale, il dolore e soprattutto la qualità di vita, e che per ottenere una valutazione più globale dei nostri pazienti sarebbe utile introdurre nella pratica clinica l'adozione di scale di valutazione sì validate, ma più oggettive possibili. E grazie per l'attenzione. Bene, Filippo, grazie, ti faccio i complimenti per questo bel lavoro, parlato di una patologia diffusissima, che si vede moltissimo negli ambulatori, non solo di neurologia, ma anche negli ambulatori di neurologia, chiaramente anche di elettrofisiologia. Ti volevo fare una domanda, hai sottolineato fatto che appunto manca omogeneità e oggettività nelle scale di valutazione dei vari studi. Secondo te a cosa è dovuto questo? Come si potrebbe risolvere, secondo il tuo parere? Allora, intanto la ringrazio per la domanda. Purtroppo da quello che ho potuto valutare io, quindi nella letteratura scientifica, mancano dei gold standard, sia per quanto riguarda la diagnostica che il trattamento, ma soprattutto anche nella valutazione, appunto. Per cui, seppure siano tutte validate le scale che ho trovato utilizzate, come possono essere la Oswestry Disability Index, oppure lo SHORE 36 o la VAS per il dolore, purtroppo queste scale sono tutte, diciamo, riempite, compilate dai pazienti, per cui è per questo che mancano di oggettività. D'altro canto ci sono anche le prove oggettive di funzionalità, come possono essere il Time Up and Go o il Sit to Stand, ma che, come ho sottolineato precedentemente, possono risentire dell'età dei campioni, sia sani che affetti da stenosi spinale lombare. Per cui, per risolvere questo problema, potremmo innanzitutto fare sì che la selezione del campione includa non solo persone della stessa età, ma anche dello stesso livello funzionale, e poi cercare di introdurre magari delle scale di valutazione che siano sì validate, ma come ho detto, più oggettive possibili. Purtroppo,
Nella letteratura ho trovato uno studio di Conno e collaboratori del 2007 che avevano tirato giù un questionario, sì, sempre riempito insomma, dai pazienti, patient reported, però andava a indagare tutti gli outcome compromessi da questa patologia. Il problema è che, essendo uno studio comunque del 2007, ancora non è stato né validato il questionario né è stato utilizzato, diciamo, in larga scala in letteratura, per cui ancora siamo un po' lontani, diciamo, dal dirimere la questione valutazione nella stenosi spinale lombare. Va bene, ti ringrazio della risposta. Ci sono altri membri della commissione che hanno domande, curiosità? Va bene, grazie Filippo. Grazie a voi. Passiamo al prossimo candidato, che è la dottoressa Eleonora Giorgi, che ci parlerà di una tesi, l'informazione del paziente e del suo caregiver sul trattamento dell'ambliopia. Progettazione di una nuova modalità di consenso informato. Il relatore è il professor Mario Fuschelli, controrelatore il professor Ferretti. Se, do la parola al professor Fuschelli se vuole presentare la sua candidata. Benissimo, grazie, grazie Federica. Dunque, la tesi di Eleonora è una tesi molto importante per quanto riguarda la pratica dell'ortottica, perché riguarda il trattamento dell'occhio ombliopico. È un trattamento che coinvolge un'età molto delicata, quella dei primi anni di vita dei bambini, e spesso è molto difficile organizzarla bene e comunicare con i genitori, che non parlano neanche bene l'italiano, perché ultimamente insomma abbiamo di queste problematiche già da un po', e quindi si è pensato di individuare, diciamo, di creare un consenso informato che possa rendere più chiaro non solo ai genitori o a chi ne fa, diciamo, o a coloro che hanno la patria potestà, ma anche agli altri parenti, agli altri che si occupano del bambino, perché per far capire meglio l'importanza e anche il motivo per cui si fa questa terapia, che spesso è molto difficoltosa perché i bambini non vogliono mettere sta benda, insomma bisogna ricorrere a dei sotterfugi di tutti i tipi per riuscire a farsela mettere, insomma, ecco, il bendaggio. Per quanto riguarda, doveva essere una sperimentazione, una tesi sperimentale, però purtroppo con l'avvento della pandemia è saltato tutto e quindi è rimasta soltanto come progetto di consenso informato, perché non è stato possibile poi fare in pratica, trovare tutti i pazienti, insomma, ci sono state un sacco di limitazioni, però comunque secondo me è venuto ugualmente un ottimo risultato, anche perché poi è un argomento nuovo che non è stato mai trattato finora, quello del consenso informato dell'ambliopia, perché viene lasciato un po' tutto alla spiegazione verbale dell'ortottista che se ne occupa o dell'oculista, e non sempre, insomma, chi è di là comprende. Ecco, la parola a Leonora. Grazie professore. Allora, intanto leggo il documento, giusto? Sì. Allora, la sottoscritta Giorgia Eleonora, matricola numero 089242, iscritta al corso di laurea magistrale in scienze riabilitative delle professioni sanitarie, visto il decreto del rettore dell'Università degli Studi di Siena, repertorio numero 461 del 2020, protocollo numero 52533 del giorno 11 marzo 2020, che autorizza la modalità di svolgimento a distanza della prova finale e della proclamazione, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiara di accettare lo svolgimento della prova finale in modalità telematica, che durante lo svolgimento della prova medesima non utilizzerà nessuno strumento di ausilio, che nel locale in cui si trova non sono presenti persone di supporto. Città di Castello, 26 aprile 2021. Allora, consentiamo, cominciamo la presentazione. Allora, chiedo per favore un feedback se si vedono le slide.
Sì, si vedono. Perfetto, grazie. Allora, io ci tengo a ringraziare il mio relatore, professor Mario Fruschelli, ma anche la dottoressa Silvia Maddi, dalla cui idea è nata questa progettazione, e la professoressa Sabrina Taddei, che ci ha aiutato nella fase di progettazione vera e propria di questo documento. Il mio progetto tratta l'informazione del paziente e del suo caregiver sul trattamento riabilitativo dell'ambliopia e abbiamo progettato una nuova modalità di consenso informato. Il consenso informato, per quanto in nostra conoscenza non viene utilizzato né nella struttura senese né in altre strutture per quanto riguarda la terapia dell'ambliopia, e il nostro consenso informato comunque differisce dai consensi informati tradizionali in quanto riporta al suo interno anche una componente informativa che può essere utile al paziente quando si trova a effettuare la terapia a casa. Le fasi iniziali della nostra progettazione sono partite dalla definizione del nostro ambito di interesse, che era la riabilitazione ortotica. Abbiamo investigato le criticità per rilevare l'ambito in cui andava progettato il miglioramento, l'abbiamo riscontrata nella terapia dell'ambliopia e abbiamo definito un cronoprogramma che si basava sulla metodica DMAIC, e le prime fasi, come ci ha già anticipato il professore, le fasi di progettazione sono tutte concluse. Vediamo qui che soltanto la fase di improve è rimasta al 50%, non perché la progettazione non sia terminata, ma perché il progetto deve comunque essere approvato dalla struttura sanitaria, dalla direzione aziendale, pertanto da qui poi partirà la fase di controllo che non è ancora iniziata. Per quanto riguarda l'ambliopia, è famosa ai più col termine di occhio pigro, infatti abbiamo un occhio in cui la visione è normale e l'altro occhio, che solitamente ha una visione ridotta, percepisce l'immagine come più sfocata. A livello della corteccia visiva, le due immagini non possono essere fuse in un'immagine unica e quindi il cervello tende a sopprimere l'immagine proveniente dall'occhio in cui è peggiore. Vediamo che l'incidenza è come dire, colpisce tra l'1 e il 4% della popolazione generale. Il trattamento dell'ambliopia si effettua generalmente con quattro metodiche. Le prime tre vanno ad agire sull'occhio pigro e quindi si utilizza il bendaggio, la penalizzazione farmacologica oppure con l'utilizzo di settori binasali e l'utilizzo di biofeedback come il Retimax che vanno a implementare la visione appunto dell'occhio ambliope. Recenti studi che si svolgono nei paesi orientali in questi anni, a partire dal 2016, hanno puntato l'interesse sulla terapia binoculare, che va a stimolare appunto la visione di ambedue gli occhi per favorire una visione tridimensionale del soggetto. Ma il trattamento che viene effettuato presso l'ambulatorio di ortottica dell'azienda universitaria senese è il bendaggio, che è il gold standard per quanto riguarda la terapia dell'ambliopia. Vediamo che la sensibilità al trattamento dipende da diversi fattori. Questi sono l'età di insorgenza dell'ambliopia: tanto più insorge precocemente, peggiori saranno gli outcome, il tipo di fissazione: l'outcome è peggiore in caso di fissazione eccentrica, il periodo di inizio e la durata del trattamento. Tanto prima si inizia il trattamento, migliore sarà l'outcome riabilitativo. Il fattore però sul quale abbiamo focalizzato il nostro studio è la collaborazione del paziente genitore. Infatti questo è fondamentale per ottenere un buon outcome riabilitativo. Il trattamento con occlusione ha dei rischi che vanno dai semplici fastidi che sono il rossore, il prurito e l'irritazione dell'area bendata, ma ci sono anche dei rischi più consistenti, come per esempio l'ambliopia iatrogena dell'occhio fissante. Quindi bendando l'occhio che vede meglio per favorire il recupero della visione nell'occhio ambliope, andremo a scatenare un'ambliopia nell'occhio che viene bendato. Oppure, effettuando il trattamento in maniera non consona, non avremo il recupero dell'occhio ambliope. Quindi, per progettare il nostro miglioramento all'interno della pratica clinica dell'azienda ospedaliera, somministrare in via del tutto informale un questionario di rilevazione delle criticità, dal quale è emerso che i pazienti sostanzialmente si ritengono soddisfatti dell'esperienza, hanno solo pochi dubbi sulla terapia, ma hanno suggerito un miglioramento loro stessi, rispondendo
alla domanda quali cambiamenti potrebbero migliorare la vostra adesione alla terapia, hanno risposto: preferirei avere un documento cartaceo da consultare se ne dovessi avere bisogno a casa. E quindi abbiamo deciso di muoverci su questa linea. Abbiamo rilevato la situazione attuale. Attualmente, ai pazienti ai quali viene prescritto il trattamento riabilitativo dell'ambliopia, ci si aprono due scenari. Il primo è che il caregiver comprende il trattamento proposto, i suoi rischi e lo riesce ad effettuare bene a casa. Ma c'è una piccolissima parte dei pazienti che manifesta comunque dei dubbi e delle incomprensioni sul trattamento e sui rischi ad esso legati. Abbiamo analizzato questo dato con quello che è presente sulle linee guida dell'International Council of Ophthalmology, che sono state redatte nel 2018, in cui c'è un punto dedicato proprio all'educazione del paziente, in cui i due item, discussione della diagnosi, gravità della malattia, pianificazione della prognosi e della terapia con il paziente, con i genitori o tutori, e spiegare la patologia e coinvolgere la famiglia per un approccio collaborativo alla terapia, sono stati definiti come altamente prioritari. Quindi abbiamo definito i nostri obiettivi che sono consentire al caregiver la massima aderenza alla terapia proposta, ottimizzare la sua esperienza all'interno dell'ambulatorio di ortottica senese, garantire un'appropriata presa in carico a tutti gli utenti ambliopi afferenti all'ambulatorio di ortottica dell'ospedale di Siena. Abbiamo deciso dunque di mettere in atto una contromisura che è la progettazione del consenso informato, che riporta anche questa componente informativa cartacea per il paziente. Abbiamo dunque definito una fase di improve in cui abbiamo deciso di analizzare la bibliografia presente. Ci siamo basati sulle linee guida dell'International Council of Ophthalmology, ma anche sui Summary Benchmark for Preferred Practice Pattern Guideline, sempre del 2018, redatti dall'American Academy of Ophthalmology. Per quanto riguarda invece l'analisi bibliografica dei riferimenti normativi presenti in Italia, la legislazione era ampia, si parte dal 1978 con la legge Basaglia, ma il documento sul quale abbiamo effettivamente basato la redazione del nostro consenso informato è stata la legge 219 del 2017, norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, con particolare riferimento all'articolo 1 che tratta del consenso informato e all'articolo 3 che tratta del consenso informato sul minore d'età e sull'incapace. In seguito, per mettere in atto proprio la pianificazione del nostro consenso, ci siamo basati sugli indirizzi attuativi della legge 219 del 2017 redatti dalla Regione Toscana. I requisiti che il nostro consenso informato doveva avere erano che fosse personale, esplicito, libero, specifico, consapevole, preventivo, attuale e revocabile. E l'informazione doveva essere personalizzata, comprensibile, veritiera, obiettiva, esaustiva e non imposta, come dichiarato nella legge 219 del 2017. Abbiamo definito i tempi di acquisizione, il consenso infatti deve essere sottoposto al caregiver nel momento in cui si prescrive il trattamento riabilitativo, deve essere lasciato il tempo al caregiver per riflettere sull'informazione ricevuta e prima di iniziare il trattamento il genitore o comunque chi si occupa del minore dovrà sottoscrivere il documento. Si predispone, in accordo con la legge 219 del 2017, che questo venga espresso in forma scritta. Abbiamo definito inoltre una matrice delle responsabilità in cui l'approvazione della revisione della procedura spetta al direttore sanitario dell'azienda, la responsabilità di tutta la procedura spetta al direttore dell'unità operativa complessa di oculistica e condividerà la responsabilità dell'acquisizione del consenso e della sua archiviazione con il coordinatore degli ortottisti. Vediamo che, ecco, questo qua è il modulo che noi abbiamo prodotto, il modulo di consenso informato che contiene al suo interno i dati identificativi, la componente informativa che viene compilata dall'operatore sanitario ortottista, in cui viene definita qual è la situazione clinica, quindi sarà definito che un soggetto è affetto da ambliopia e sarà definito se riguarda l'occhio destro o l'occhio sinistro. Si specificherà qual è l'atto sanitario proposto, quindi in particolare la terapia occlusiva, e poi ci sarà l'esposizione
pressione e acquisizione del consenso informato stesso. Quindi i genitori dichiareranno di aver ricevuto un'informazione comprensibile ed esauriente per quanto riguarda lo stato di salute del minore, il tipo di procedura terapeutica proposta, i benefici, le complicanze, i rischi, ma anche le conseguenze del non eseguire la terapia e inoltre dichiarerà di essere a conoscenza della possibilità di revocare il consenso in qualsiasi momento. Quindi accetterà o non accetterà il trattamento e qui c'è una parte che proprio il genitore deve compilare in cui definisce che la benda deve essere apposta davanti all'occhio destro o sinistro a seconda del tipo di ambliopia, per il numero di ore indicato e per il numero di giorni a settimana indicato dall'operatore, e sarà controfirmato dall'operatore sanitario stesso. Viene definita inoltre la parte in cui il consenso è revocabile. L'allegato 1 di questo documento è la scheda informativa sull'occhio pigro. Vediamo che viene specificato che cos'è l'occhio pigro, quali sono le cause dell'ambliopia, i segni e sintomi dei quali il genitore si può accorgere, ma anche che cosa comporta l'ambliopia, quindi la perdita di visione binoculare, di tridimensionalità, che cosa può fare il genitore. Abbiamo fatto uno specifico riferimento a quanto avviene in Regione Toscana, infatti si parla dell'accordo tra la Regione Toscana, i pediatri di libera scelta e gli oftalmologi, per effettuare uno screening ortottico gratuito a tutti i bambini che compiono il terzo anno di età. Vengono descritte le metodiche di trattamento, gli effetti collaterali e poi vengono citate le fonti accreditate dalle quali i genitori possono informarsi per avere un'informazione più completa. Abbiamo inoltre creato questa immagine nella quale viene specificato come il trattamento deve essere fatto. Questo perché? Perché, come anticipava il professore, le barriere linguistiche sono diventate una realtà preponderante e quindi sarà più semplice per il genitore vedere che se l'occhio destro è ambliope deve essere bendato l'occhio sinistro e il bambino dovrà avere la benda esattamente come in figura. Abbiamo effettuato checklist in cui a nostro avviso avevamo potuto spuntare tutti i punti. Abbiamo predisposto l'archiviazione che deve essere appunto digitalizzata e archiviata nel computer della stanza di ortotti, che deve essere conservata secondo disposizioni di legge insieme alla cartella clinica. Abbiamo predisposto inoltre una fase di controllo. La fase di controllo sarà attuata sia mediante una valutazione ortottica completa che prevederà di raggiungere come massimo risultato l'isoacuità visiva nei due occhi, una normale velocità di lettura, l'alternanza della fissazione e una buona sensibilità al contrasto. Inoltre, verrà somministrato un questionario di gradimento ai pazienti che ricevono sia il consenso informato che la brochure informativa, e il nostro obiettivo sarà di che le risposte ottenute al questionario siano bene o molto bene alle domande 4, 5, 7, 10. Le domande saranno queste: quanto si sente informato sulla patologia, quanto si sente informato sul trattamento della patologia, ritiene utile la brochure informativa che accompagna il modulo del consenso informato e complessivamente quanto si sente soddisfatto della sua esperienza presso l'ambulatorio di ortottica. Abbiamo definito inoltre degli indicatori per monitorare se questo progetto è efficace. Gli indicatori si basano sulla conformità del trattamento rispetto alle procedure stilate. E prevediamo che per il 50% i pazienti ricevano il consenso informato prima dell'inizio della terapia nei primi 12 mesi. Abbiamo predisposto poi un monitoraggio dell'efficacia del trattamento con l'utilizzo dello strumento e i pazienti che ricevono il consenso informato iniziano il trattamento riabilitativo. Per l'80% dovranno registrare un miglioramento dell'acuità visiva nell'occhio ambliope di almeno una riga al primo controllo. E poi abbiamo fissato il target al 70% nel monitoraggio dell'efficacia dell'informazione in forma scritta, con l'indicatore numero di caregiver che al questionario di gradimento rispondono ad aver appreso molto bene la terapia sul numero di pazienti che rispondono al questionario di gradimento. In conclusione, è necessario avviare quelle procedure che porteranno all'autorizzazione dell'utilizzo dello strumento per poter effettuare uno studio effettivo che ne dimostri l'efficacia. Per noi non è stato possibile, ma in futuro dovrà essere valutato. Analizzando questi dati, si potrà decidere se effettuare delle modifiche, oppure procedere alla standardizzazione della misura. Si prevede comunque che venga effettuato un aggiornamento periodico dei contenuti di questo documento sulla base dell'evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche, trasmettendo la revisione all'unità di gestione del rischio clinico.
Grazie per l'attenzione. Grazie per questa tesi molto originale, poi si presta bene in questo periodo in cui gli avvocati hanno molto da fare a causa delle lamentele dei pazienti. Quindi do sicuramente la parola al controrelatore, che è il professor Fabio Ferretti. Prego. Grazie, sì, ha ragione. Non è nelle tesi di laurea, specialmente se di magistrale, è abbastanza inusuale veder parlare di consenso informato, eppure la sfumatura è quella corretta, cioè quella di vederla come una garanzia per il professionista, magari anche una garanzia anche per l'operatore. Senti, un chiarimento, uno solo, che è più una... Ho visto la matrice delle responsabilità, quindi l'atto dell'acquisizione del consenso informato in realtà appartiene un po' ad entrambe le professioni, sia il medico che l'ortottista, anche se viene indicato il coordinatore. Senti, sapresti dirmi se, o meglio chiarirmi, se poi alla fine queste due figure hanno un ruolo differente, oppure se, ho visto anche controfirmano allo stesso modo anche il modulo? Allora, sì, controfirmano il modulo allo stesso modo. Sostanzialmente mi sono basata sull'esperienza dell'ambulatorio di ortottica, in cui appunto spetta al coordinatore, in quanto è lo stesso coordinatore che è l'unico ad effettuare la terapia dell'ambliopia. Quindi spetterebbe sia al coordinatore che anche agli altri ortottisti, ma basandomi sulla mia esperienza personale ho inserito soltanto il coordinatore. Comunque la responsabilità è in capo sempre e comunque al responsabile dell'unità operativa complessa, ma vediamo che l'autonomia professionale delle professioni sanitarie ad oggi sta acquisendo sempre più preponderanza, quindi abbiamo, insomma, come dire, comunque sarà sempre l'ortottista che firmerà il documento, nonostante la responsabilità poi sia in capo al direttore. Ok, grazie. Bene, grazie. Ci sono altre domande? Bene, grazie Eleonora. Passiamo. Grazie a voi. Passiamo alla prossima. Qui la presentazione, per favore. Devi levare la presentazione, Eleonora. Ecco, bene. Passiamo alla prossima candidata, la dottoressa Simona Martini, che ci parlerà di una tesi, la presa in carico riabilitativa del bambino sordo, proposta di miglioramento per un percorso integrato ospedale-territorio. La relatrice è la dottoressa Sabrina Tattei, il controrelatore, il professor Fabio Ferretti. Tenga pure prima la parola alla relatrice, la dottoressa Taddei, che ci presenterà la sua candidata. Bene, grazie. La dottoressa Martini ha preso in esame una problematica che è estremamente rilevante. L'udito nel bambino in precocissima età e quindi fondamentale per lo sviluppo del linguaggio, e ha dimostrato un grande entusiasmo in tutto quello che è stato il lavoro complesso per mettere in relazione non solo due aziende diverse, che sono l'azienda ospedaliera universitaria senese e la ASL Sud-Est, ma anche all'interno della stessa ASL Sud-Est cercare di omogeneizzare delle modalità di presa in carico che possono essere diverse per le diverse zone. Quindi niente, ha fatto anche lei un lavoro estremamente interessante. Prego. Prego. Leggo. La sottoscritta Simona Martini, matricola numero 088472, iscritta al corso di laurea magistrale in scienze riabilitative delle professioni sanitarie, visto il decreto del rettore dell'Università degli Studi di Siena, repertorio numero 461-2020, protocollo numero 5253 del giorno 11 marzo 2020, che autorizza la modalità di svolgimento a distanza della prova finale e della proclamazione, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76
del DPR 28 dicembre 2000 numero 445 in caso di dichiarazioni mendaci di formazione o uso di atti falsi dichiara di accettare lo svolgimento della prova finale in modalità telematica, che durante lo svolgimento della prova medesima non utilizzerà nessuno strumento di ausilio e nel locale in cui si trova non sono presenti persone di supporto. Rita di Siena, 26 aprile 2021. Allora, presento. Mi vedete? Vedete la presentazione? Sì, prego. Ok, allora, buonasera, anche io ci tengo a ringraziare il mio relatore, la professoressa Sabrina Taddei, per il tempo, l'attenzione dedicata e l'opportunità professionale per la realizzazione di questo lavoro. Dedico questa tesi alle mie bambine e a mio marito, senza le loro rinunce, i loro sacrifici e i loro incoraggiamenti, questo percorso universitario per me oggi non si sarebbe potuto concludere. Allora, la presa in carico riabilitativa del bambino sordo, proposta di miglioramento per un percorso integrato ospedale-territorio. Perché la sordità? Perché la sordità infantile è una delle disabilità più comuni fra i nuovi nati, con una prevalenza 3 su 1000 e un'incidenza 1 3 su 1000 neonati. E perché i bambini con una sordità severa e profonda, identificati alla nascita, protesizzati tempestivamente, trattati con un intervento logopedico appropriato, quando necessario sottoposti all'intervento di inserimento dell'impianto cocleare entro 18 mesi d'età, possono raggiungere adeguati livelli di competenza linguistica in comprensione e in produzione già dall'età di 3-5 anni, quindi sono valori molto vicini a quelli dei non udenti. E perché studi su bambini e ragazzi sordi non identificati precocemente dimostrano il permanere anche in età adolescenziale di difficoltà linguistiche e comunicative che condizionano il rendimento scolastico, l'adattamento psicologico e l'inserimento sociale. Qual è il quadro normativo di riferimento? Nel 2007 sono state pubblicate le linee guida internazionali sulla sordità infantile. La Regione Toscana nel 2007 ha accolto queste raccomandazioni con il progetto Nascere in Toscana, l'attivazione in tutte le aziende sanitarie dello screening uditivo neonatale che rappresenta il primo passo per il riconoscimento precoce della sordità. Nel 2008 il gruppo di Schindler ha tradotto le linee guida internazionali in italiano, nel 2008 la Regione Toscana ha pubblicato le linee guida sullo screening audiologico neonatale che sono state poi aggiornate nel 2016 con indirizzi regionali per lo screening audiologico neonatale e finalmente si comincia a parlare anche di percorso diagnostico riabilitativo. Nel 2017 lo screening uditivo neonatale viene inserito nei LEA e ho inserito poi nel 2019 la procedura interaziendale tra azienda ospedaliera universitaria senese e azienda sud-est sullo screening audiologico neonatale perché rappresenta, diciamo, il primo passo importante verso quello, il primo, diciamo, timing raccomandato dalle linee guida, cioè la diagnosi di sordità entro i primi 3 mesi di vita del bambino. Gli altri due, diciamo, timing sono l'attivazione dell'intervento protesico riabilitativo entro i 6 mesi dalla nascita e l'attivazione dell'impianto cocleare dai 12 ai 18 mesi. Ovviamente stiamo parlando di sordità ad insorgenza prenatale, mentre per quanto riguarda i bambini che hanno dei fattori di rischio per sordità ad insorgenza tardiva, le linee guida del 2016 della Regione Toscana hanno pubblicato un protocollo di sorveglianza audiologica di cui appunto si occupano il pediatra di libera scelta e i centri di terzo livello. Il mio lavoro ha quindi ha confrontato le linee guida vigenti con la situazione attuale, considerando appunto azienda sanitaria ospedaliera senese con azienda sud-est. L'azienda ospedaliera universitaria, secondo la normativa vigente, rappresenta il centro di terzo livello di riferimento per lo screening neonatale. E che cosa abbiamo visto? Che l'inizio dell'intervento riabilitativo è ancora oggi tardivo rispetto a quanto raccomandato dalle linee guida, che il progetto è condiviso parzialmente e redatto formalmente soltanto in alcune parti, che c'è una mancanza di coordinamento delle informazioni fra le varie strutture, manca un protocollo valutativo riabilitativo condiviso, la formazione continua non è specifica, l'intervento ha delle caratteristiche di priorità per quanto riguarda il logopedista e coinvolge la famiglia, ma non attualmente sono previsti attività di counseling nel territorio strutturati come richiesto.
E quindi vi presento attraverso questa Project Charter il mio progetto. Qual è il problema? Che presso la USL Toscana Sud-Est l'inizio dell'intervento riabilitativo logopedico nel bambino affetto da sordità avviene spesso in ritardo rispetto a quanto raccomandato dalle linee guida, sesto mese di vita del bambino, con conseguente rallentamento dei tempi di riallenamento dello sviluppo linguistico, tempi più lunghi di presa in carico, prognosi meno favorevoli. La presa in carico non garantisce inoltre i più alti standard qualitativi in linea con le evidenze. Con il progetto si intende adeguare la modalità di presa in carico del bambino sordo alle evidenze tecnico-scientifiche espresse nelle linee guida internazionali e nazionali, garantire uniformità ed equità di accesso, ottenere livelli standardizzati di assistenza in termini di precocità e appropriatezza di intervento. Con quali obiettivi? Garantire l'attivazione dell'intervento riabilitativo precoce presso l'azienda Sud-Est e, come indicatore, numero di bambini presi in carico entro 6 mesi sul totale dei bambini presi in carico, con un target al 95%. Secondo obiettivo, garantire brevi tempi di attesa dalla segnalazione, con l'indicatore, redazione di progetto riabilitativo individuale e attivazione dell'intervento logopedico prioritario entro 15 giorni dalla segnalazione dell'ospedale all'azienda Sud-Est sul totale delle segnalazioni dei bambini sordi con un target al 95%. Obiettivo 3, garantire l'appropriatezza e la qualità dell'intervento riabilitativo con l'indicatore numero di progetti riabilitativi individuali con scale di valutazione condivise sul numero di progetti riabilitativi compilati con un target al 100%, inserimento nel piano aziendale di formazione annuale di almeno un corso di formazione anche FAD all'anno sulla sordità. Abbiamo preso in considerazione il percorso e il trattamento del bambino affetto da sordità proveniente dalla USL nella continuità fra ospedale territorio e non abbiamo considerato tutta la parte relativa agli strumenti, agli esami diagnostici strumentali in ogni fase del percorso ai bambini che provengono da altre strutture di terzo livello. Ho anche riassunto, diciamo, quali sono state le tappe con i vari stati di avanzamento, quindi per prima cosa abbiamo definito il problema e compilato la Project Charter, abbiamo raccolto i dati, analizzato la situazione di partenza, individuato le azioni di miglioramento e la standardizzazione ed il controllo. Vedete dal cruscotto degli stati di avanzamento che quest'ultima fase è appunto stata prevista per il 30 maggio 2021 e quindi è una fase di lavoro in corso. Per avere un'idea della complessità della presa in carico del bambino sordo, ha rappresentato tutti gli attori presenti nella rilevazione dell'intervento precoce sul bambino sordo e sulla famiglia. Nella prima, diciamo, parte di questo percorso ho elencato le attività e le figure professionali interessati nel bambino sottoposto a protesi acustica, che vediamo meglio nella swim lane, da cui si vede che l'audiologo del centro di terzo livello comunica la diagnosi alla famiglia, rilascia la relazione alla famiglia e prescrive la protesi. La famiglia può cercare conferma presso altri centri, consegna la documentazione ricevuta al pediatra e si rivolge al centro protesico convenzionato dove l'audioprotesista effettuerà il percorso per l'adattamento protesico del bambino. Intanto il pediatra, ricevuta la documentazione dalla famiglia, segnala all'unità funzionale di salute mentale infanzia adolescenza il bambino per la prima visita al neuropsichiatra infantile. Il neuropsichiatra effettua la prima visita entro 15 giorni, presenta il caso all'equipe, in primis al logopedista, viene redatto il progetto riabilitativo individuale con la famiglia e l'equipe, il logopedista inizia l'intervento logopedico con una frequenza intensiva e con il coinvolgimento della famiglia, che dovrà appunto acquisire tutta una serie di stimolazioni che dovrà poi appunto mettere in pratica nella realtà quotidiana del bambino. La famiglia porta ovviamente il bambino al centro di terzo livello per i collaudi, per le varie valutazioni e controlli delle protesi e ai centri di protesici convenzionati col sistema sanitario per riuscire ad ottenere il best fitting protesico. Se dopo 6-9 mesi di trattamento riabilitativo protesico i risultati attesi non sono quelli appunto che vengono messi in evidenza, ecco che il team ospedaliero dovrà effettuare un'accurata valutazione per la selezione e la candidatura all'impianto cocleare.
E vediamo nella swim lane che è l'audiologo che stabilisce l'idoneità del paziente all'intervento, previo ovviamente raccolta delle valutazioni cliniche audiometriche, il logopedista ospedaliero esegue la valutazione logopedica e prima dell'impianto fa anche un counseling, esegue un counseling riabilitativo familiare. Viene eseguito l'intervento e dopo circa 3-4 settimane dopo l'intervento c'è la fase dell'attivazione del microprocessore. In questa fase il tecnico della ditta fornitrice attiva il microprocessore, l'audiologo esegue la valutazione clinica, l'audiometrista la valutazione audiometrica, la logopedista dell'ospedale esegue la valutazione logopedica e il counseling riabilitativo. Viene aggiornato il pediatra dalla famiglia, viene aggiornato il neuropsichiatra dalla famiglia, viene aggiornato il progetto riabilitativo e riprende il trattamento logopedico. Vengono poi stabiliti a seguito dell'impianto cocleare una serie di follow-up molto dettagliati, nei quali appunto la famiglia porta il bambino, vengono eseguite le valutazioni cliniche, le valutazioni audiometriche, le valutazioni logopediche, ovviamente la regolazione del microprocessore. Possiamo sicuramente individuare delle criticità nella situazione attuale, sia nella fase del percorso del bambino con protesi, in cui c'è l'assenza di un punto di riferimento certo per la famiglia nei vari passaggi, e questo ritardo dell'attivazione della logopedia, manca una comunicazione fra il centro protesico convenzionato col Sistema Sanitario Nazionale e il logopedista, e manca una modalità di comunicazione formale strutturata fra ospedale e territorio. Anche nel percorso del bambino con impianto cocleare si ritrova la mancanza di una modalità comunicativa formale strutturata fra ospedale e territorio e la mancanza di comunicazione strutturata fra logopedista ospedaliero e territoriale sull'andamento e lo sviluppo del linguaggio. Abbiamo cercato di analizzare queste criticità, individuando sicuramente un ritardo nell'attivazione dell'intervento riabilitativo, una disomogeneità nell'appropriatezza dell'intervento logopedico e un'assenza di modalità di comunicazione standardizzata fra i diversi attori dei percorsi, che abbiamo appunto riassunto e clusterizzato all'interno del diagramma di Ishikawa. Quindi il ritardo della presa in carico, la qualità non in linea con le evidenze di riabilitazione è stata, diciamo, clusterizzata in cause che riguardano l'organizzazione, la famiglia, l'utente, il personale e le risorse fisiche. Quindi a livello organizzativo manca il raccordo fra team ospedale e territorio, manca una modalità di comunicazione standardizzata con l'audioprotesista, manca un protocollo valutativo riabilitativo condiviso in house sud-est, il trattamento riabilitativo non è uniforme né per frequenza né per modalità, manca la modalità di comunicazione standardizzata ospedale e territorio e manca un manager. Rispetto alla famiglia manca un counseling familiare nella fase appunto di protesizzazione, mancano occasioni di incontro con altre famiglie, è tardiva la percezione della problematica del bambino per le famiglie, a volte manca l'accettazione della problematica del bambino e a volte è elevata la variabilità delle problematiche del bambino. Rispetto al personale c'è una scarsa cultura del lavoro in equip con l'audioprotesista privato convenzionato il logopedista della sud-est, una formazione non uniforme fra i logopedisti della sud-est e un'expertise non uniforme tra il personale logopedista sud-est. Ultimo, ma non per importanza, una non uniforme disponibilità del materiale riabilitativo e valutativo nei vari punti di erogazione del servizio. Quindi per ogni, diciamo, causa abbiamo cercato di trovare delle soluzioni, quindi attraverso le seguenti contromisure: la realizzazione di una procedura operativa interaziendale che assicuri raccordo e comunicazione standardizzata tra team ospedaliero e territoriale, la definizione di un protocollo logopedico valutativo e riabilitativo per il bambino sordo, favorire l'integrazione fra logopedisti della struttura pubblica territoriale e audioprotesisti dei centri protesici convenzionati, la diffusione della conoscenza sulle problematiche uditive sui percorsi disponibili, l'acquisto del materiale mancante in ogni punto di erogazione dell'ausilio sud-est e incrementare e omogenizzare le competenze delle logopediste sud-est. Indicatori li avevo appunto precedentemente descritti, con quali azioni, con quali responsabilità e con quale tempistiche. Allora, il responsabile del progetto a dicembre ha creato un gruppo di lavoro interaziendale. Ha stabilito con il responsabile del gruppo di lavoro la corretta sequenza delle fasi dei diversi processi e relativi responsabili. Ha stabilito la modalità concordata di comunicazione ed è stata stilata una prima bozza di procedura interaziendale condivisa che è stata applicata in via sperimentale per 3 mesi dal team ospedaliero territoriale e siamo appunto vicini al
verificare appunto a fine di maggio le eventuali criticità di efficacia per poter apportare modifiche, stilare la procedura definitiva e metterla all'attenzione delle direzioni aziendali per appunto riuscire ad arrivare all'emissione della appunto procedura definitiva. Nello stesso tempo il responsabile del progetto ha creato un gruppo di lavoro per logopedisti, quindi sia della Sud-Est che dell'azienda ospedaliera, che hanno stilato un protocollo condiviso applicato in via sperimentale, ne hanno verificato l'efficacia e hanno individuato una criticità: l'assenza di una scheda di consegne tra logopedista territoriale e ospedaliera che possa mappare ogni volta che il bambino si reca con la famiglia ai controlli al centro di terzo livello qual è il punto della situazione. Quindi un aspetto estremamente importante è stato quindi inserita questa scheda e adesso il protocollo diciamo interaziendale definitivo è nei tavoli dei responsabili in attesa appunto di essere approvato. Nello stesso tempo il responsabile del progetto si è occupato di fare una ricognizione dei protesici convenzionati col Sistema Sanitario Nazionale della Sud-Est. I responsabili di OP hanno preso contatti con i centri protesici di riferimento, impostato una modalità di comunicativa condivisa. Nel frattempo i logopedisti che nel gruppo di lavoro appunto si sono occupati di realizzare una brochure informativa che verrà diffusa a breve ai pediatri di libera scelta e ai centri protesici di riferimento. I responsabili della UOP hanno richiesto l'autorizzazione all'acquisto del materiale riabilitativo e valutativo. È stata pianificata la formazione aziendale dedicata e anche la manutenzione delle competenze attraverso una organizzazione di riunioni tra logopedisti appunto interaziendali per iniziare questa diffusione diciamo di un linguaggio, un sapere comune per le competenze sulla presa in carico del bambino sordo. Le conclusioni. Allora, fino a marzo 2021 sono stati rispettati i tempi e le fasi progettuali. La verifica e la standardizzazione delle contromisure sono state programmate per fine maggio 2021, il controllo degli indicatori assenti, perché è stato pianificato dopo l'avvio della fase operativa, slitterà probabilmente un pochino, forse luglio 2021, e poi da lì sarà monitorato ogni 3 mesi. Questo è il riassunto del lavoro svolto. È stata davvero una grande opportunità per me utilizzare, conoscere, approfondire degli strumenti di management che appunto partendo dalla descrizione di un problema, quindi analizzando la situazione attuale, appunto mi hanno permesso poi di analizzare le cause radici, individuare obiettivi ed indicatori, le contromisure, il piano di implementazione e quindi valutare poi i follow-up e i risultati. Spero, mi auguro che questa sia diciamo l'inizio di un'esperienza di collaborazione con i colleghi dell'AUS, anche appunto relativamente ai processi del setting dell'età evolutiva, per garantire ai nostri utenti un servizio sicuramente di miglior qualità. Grazie per l'attenzione. Bene, grazie. Complimenti con questa tesi molto articolata. Mentre la parola al controrelatore, il professor Ferretti Fabio, che sicuramente aveva qualche domanda. No, ti sorprenderò. Non ha domande. No, nel senso che è la quarta tesi e devo dire che ognuno ha davvero espresso, penso al meglio, lo farà anche la quinta e non voglio anticipare nulla, ma io dopo non fa più commenti, quindi non esco dal gioco. No, non è vero, può fare anche se non sei controllatore. No, lo so, però sembra che poi faccio il ficcanazzo, capito? Quindi, devo dire che queste quattro davvero hanno espresso al meglio quello che sono stati questi 2 anni, tra fortuna e sfortuna, fra Covid e non Covid. Però io su questa mi sono proprio sforzato, capito? Su quella di Leonardo di prima mi è venuta quasi spontanea la domanda perché avevo questa curiosità di sapere come gestivano il consenso informato. Su quella di Simona mi sono proprio sforzato di cercare una prima, qualcosa da domandarle e non mi è venuto proprio niente. Quindi non ho domande. Benissimo. È stato questo e quello precedente di Carmen che seguono più o meno lo stesso canovaccio, gli stessi metodi, quindi sono totalmente da apprezzare e non ho davvero commenti da fare. Grazie. Bene. Altri membri della commissione invece? No, no, sono chiamata in causa. Bene, riesco a tenermi. Fa piacere sentire la tua voce.
No, qui ci sono veramente con un'altra giacca e quindi no, va bene. Oddio, niente. Va bene. Ok. Allora io passerei all'ultima candidata di questa bellissima sessione di tesi, che è la dottoressa Lucia Solari, che ci parlerà di una tesi, retinopatia diabetica, nuova progettualità dallo screening telematico all'integrazione informatizzata ospedale e territorio. Relatore professor Mario Fuschelli, controrelatrice la dottoressa Sabrina Taddei. Professor Fuschelli ci presenti la sua candidata, se può, Benissimo. ovviamente. Sì, benissimo. Dunque, questa non poteva mancare che il diabete in questa nostra carrellata di vari aspetti migliorabili dell'assistenza sanitaria, perché in effetti quella del coordinamento del paziente oftalmologico con complicanze di retinopatia tra l'ospedale centrale e il territorio è sempre stato un problema annoso che tutt'oggi non si è risolto, perché anni fa, circa una decina di anni fa, c'è stata la proposta, poi ne parlerà con calma la candidata, di un'integrazione informatizzata con anche la cartella clinica sanitaria elettronica della Chronic Care, che però non si è mai concretizzata realmente. E quindi ci vediamo tutti i giorni a doverci confrontare con dei pazienti che hanno complicanze da diabete oculistiche e che purtroppo ritardano il percorso di cura, perché devono poi praticamente fare un accesso doppio sia sul territorio dallo specialista del territorio, sia poi riprenotare da capo a livello della struttura centrale, che sia il Policlinico di Siena o il San Donato d'Arezzo o il Misericordia di Grosseto. E a quanto so, oggi mi hanno parlato riguardo alla realtà su Grosseto, la situazione non sta migliorando, perché anche lì hanno seri problemi nel gestire in maniera efficiente e veloce il paziente diabetico. Lascio la parola su questo progetto alla candidata dottoressa Solari. Prego. Bene, allora buon pomeriggio a tutti, ringrazio il professor Fruschelli. Allora vado subito con la lettura dell'allegato. La sottoscritta Lucia Solari, matricola 088568, iscritta al corso di laurea magistrale in scienze riabilitative delle professioni sanitarie. Visto il decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Siena, repertorio numero 461 del 2020, protocollo numero 52533 del giorno 11 marzo 2020, che autorizza la modalità di svolgimento a distanza della prova finale e della programmazione, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiara di accettare lo svolgimento della prova finale in modalità telematica, che durante lo svolgimento della prova medesima non utilizzerà nessuno strumento di ausilio, che nel locale in cui si trova non sono presenti persone di supporto. Arezzo, 26 aprile 2021. Bene. Bene, allora vediamo di far partire la presentazione. Aiuto, il panico, presenta ora e non mi fa presentare, come mai? Ecco, fatta la prova mille volte. Mi sentite? Sì, ci sentiamo, ma non vediamo la presentazione. No, infatti, perché io vado su presenta ora e non mi fa presentare. Fai condividi schermo, non so se. Ancora non sono arrivata a quel punto. Allora. Oh, allora, adesso ci dovrei essere. Si vede adesso? No, sì, No? ora sì, sì, ora È sì, ora arrivata? Ora È sì, arrivata. ci siamo. Ok, bene.
Allora, buon pomeriggio a tutti, sono l'ultima, spero di non deludere nessuno. Dunque, oggetto del presente lavoro è la retinopatia diabetica da un punto di vista progettuale e la progettualità riguarda la programmazione eventuale di uno screening telematico e di una integrazione informatizzata ospedale-territorio. Dunque, qualche breve cenno riguardo all'epidemiologia del diabete ma soprattutto della retinopatia diabetica. Dunque, stando ai dati dell'Istat del 2016, in Italia c'erano appunto nel 2016 3 milioni e 200 mila individui con il diabete, di cui il 22% andava incontro a retinopatia diabetica, quindi già i numeri cominciano ad essere importanti. Il 22% di 3 milioni e 200 mila fanno 700 mila pazienti che in Italia erano soggetti nel 2016 alla complicanza della retinopatia diabetica, quindi numeri importanti e preoccupanti, così come preoccupante è la scarsa percentuale delle diagnosi di retinopatia diabetica. E questo perché? Perché da un lato vi sono le carenze organizzative, gestionali del sistema sanitario, dall'altro c'è la scarsa motivazione spesso da parte del paziente diabetico che, non accusando alcun sintomo, non è diciamo appunto motivato a sottoporsi alle adeguate visite e controlli oculistici. Se poi andiamo a vedere le proiezioni nel 2040 di quella che è la prevalenza della retinopatia diabetica nelle forme più evolute, i dati sono veramente allarmanti. Ecco, si parla nel 2040 si prevedono appunto 70 milioni di persone con retinopatia diabetica e pericolo di cecità, quindi delle forme evolute e più pericolose appunto per la vista. Anche a livello ovviamente di sistema sanitario nazionale, i costi sostenuti sono molto alti, si parla di 10 miliardi all'anno come spesa per la patologia diabetica, che raddoppiano nel caso di complicazione da retinopatia diabetica. Quindi, pazienti di questo tipo vengono definiti ad alto costo e rappresentano una priorità urgente per il sistema sanitario nazionale. Per cui, ecco, avendo, diciamo, in mente da diverso tempo effettivamente un progetto per cercare di migliorare quello che è il percorso del paziente diabetico con complicanze oculari, mi sembrava doveroso, diciamo, cercare di analizzare la letteratura scientifica per capire quali sono le evidenze e se per caso da qualche parte, in qualche altra realtà, nel territorio nazionale o anche all'estero, fosse stata realizzata questa la modalità che in qualche modo vorrei appunto presentarvi. La letteratura è stata analizzata andando a ricercare soprattutto lo screening telematico della retinopatia diabetica e ancora più in particolare le esperienze in campo internazionale e nazionale, il rapporto costo-efficacia e accuratezza diagnostica e l'eventuale ruolo dell'ortottista all'interno dello screening. Dunque, una delle esperienze più importanti e più interessanti è quella dell'Inghilterra, dove dal 2003 viene effettuato un programma di screening telematico strutturato a livello nazionale e che ha portato ad una riduzione addirittura della cecità dovuta alla retinopatia diabetica. Infatti sono stati esaminati quasi l'83% dei soggetti diabetici, quindi un numero particolarmente alto, consistente, ed è stata riscontrata. Ed è stato riscontrato un 28% di retinopatia. In Italia che cosa succede? Dunque, in Italia si possono riscontrare purtroppo soltanto esperienze isolate e non coordinate e quindi in generale diciamo che i dati sono abbastanza limitati in letteratura. Ecco, uno degli studi più significativi diciamo, è una revisione sistematica e meta-analisi condotta nel 2020 negli Stati Uniti, che ha cercato proprio di verificare l'accuratezza diagnostica e il rapporto costo-efficacia dello screening telematico. E che cosa è risultato? Dunque, è risultato che esiste ancora troppa variabilità, diciamo, dovuta sia allo strumento utilizzato, sia alle competenze dell'operatore, sia al numero di campi fotografici e all'interpretazione dell'immagine. Ecco, quindi troppa variabilità per poter giungere, diciamo, a delle conclusioni
conclusioni, a delle conclusioni di tipo unitario. E anche la sensibilità e la specificità in fondo non sono poi così alte, soprattutto la sensibilità dell'87% non è particolarmente alta. Riguardo alla figura dell'ortottista è stato ancora più difficile trovare, trovare diciamo degli studi. Ecco, ho riportato questo dell'Australia del 2007 perché si poneva come scopo non tanto l'efficacia dello screening quanto indagava l'efficacia degli ortottisti nel rilevare i vari gradi di retinopatia diabetica e fortunatamente ecco, i risultati sono stati buoni, quindi gli ortottisti hanno dimostrato di essere all'altezza di poter eseguire uno screening di questo tipo. In effetti poi anche i riferimenti normativi confermano assolutamente l'adeguatezza dell'ortottista come operatore di uno screening di questo tipo. E l'ultimo a completamento dell'excursus della letteratura veniamo alle linee guida del 2019 che cosa raccomandano? Raccomandano una gestione multidisciplinare, uno screening possibilmente territoriale, l'utilizzo e il supporto quindi delle tecnologie informatiche e l'integrazione ospedale-territorio. E come fare però per realizzare tutto ciò? E finalmente eccoci al progetto. Ecco, il cuore del progetto è rappresentato dallo screening territoriale e telematico e come poter realizzare tutte le raccomandazioni contenute nelle linee guida attraverso l'adozione di alcune strategie. Innanzitutto l'inserimento dell'ortottista nel team multidisciplinare e in secondo luogo lo screening territoriale telematico dovrebbe essere ad accesso diretto e l'utilizzo per permettere diciamo al maggior numero possibile di pazienti diabetici di essere monitorati e l'utilizzo dei test dovrebbe essere non soltanto uno, cioè non effettuare soltanto la retinografia ma anche eseguire un OCT e un visus, quindi affiancare altri test in modo tale che possa aumentare diciamo la percentuale di sensibilità e di specificità. Altro elemento di innovazione è la telerefertazione limitata ai casi borderline. Ecco, quindi previo accordo ovviamente con l'oculista di riferimento vengono identificati i criteri di classificazione dello screening positivo, negativo e borderline e quindi vengono inviati per la telerefertazione al centro di riferimento solo quelli borderline per semplificare ulteriormente la procedura. Infine, per ottenere diciamo, una buona integrazione fra territorio e ospedale, ecco, l'idea sarebbe quella di utilizzare un'agenda digitale per il secondo livello dove l'ortottista inserisce direttamente il paziente che trova positivo allo screening. Riprendo fiato. Dunque, gli obiettivi quali sono? Gli obiettivi sono quelli di ridurre più possibile il timing per la diagnosi e il trattamento, incrementare i pazienti diabetici monitorati per la retinopatia diabetica e a lungo termine ovviamente la riduzione delle disabilità visive correlate alla retinopatia diabetica. Che cosa occorre all'interno di un'azienda sanitaria locale per la realizzazione di tutto ciò? Sicuramente la presenza di un'attività specialistica di secondo livello, quindi un centro di riferimento oftalmologico che sia appunto specializzato nel trattamento della retinopatia diabetica. Un'adeguata tecnologia digitale, e questo potrebbe essere un punto di debolezza in quanto è ancora in fase di efficientamento, l'adeguata strumentazione, un adeguato setting a livello territoriale per l'esecuzione dello screening, deve essere presente ovviamente l'ortottista e deve essere delineato e definito un preciso protocollo operativo dell'ortottista all'interno dello screening, data la novità appunto dello screening e dell'ortottista come operatore. Veniamo al contesto attuale per cercare di capire le criticità. Dunque questo è il percorso del paziente diabetico con complicanze oculari.
al di fuori step. Dunque, quello che volevo evidenziare fin da subito è innanzitutto l'assenza di uno screening, appunto. Quindi allo stato attuale non c'è uno screening strutturato a livello nazionale e diciamo, il processo, il percorso prende l'avvio da una prescrizione rilasciata o dal medico di medicina generale o dal diabetologo, ecco, nella maggior parte dei casi. E quindi in presenza di una prescrizione il paziente dovrà necessariamente prendere una prenotazione ed ecco che si innesca la lista di attesa. Ecco, iniziano subito i tempi di attesa. Ecco, altra caratteristica che volevo evidenziare è la differente distribuzione delle criticità. Come giustamente aveva già introdotto il professor Fruschelli, le criticità in tutto il percorso sono distribuite in maniera diversa e per la precisione si riscontrano proprio nel primo livello. Quindi tutti gli step in rosso sono quelli che rappresentano gli step con maggiori criticità, quindi nel primo livello. Mentre invece nel secondo livello, ovvero nel centro di riferimento, quando il paziente è già stato, quando c'è stata già una diagnosi di retinopatia diabetica, ecco, diciamo, il percorso risulta più efficace, più efficiente. Quindi le criticità quali sono? Innanzitutto l'assenza di circolarità del percorso. Vediamo che ogni ramo del processo, del percorso, termina in maniera brusca, diciamo. Quindi non c'è una circolarità, non ci sono delle indicazioni precise che vengono date in maniera appunto strutturata al paziente. Inoltre, ecco, questa è diciamo, la criticità maggiore, la lunga attesa per diagnosi e trattamento. Perché? Perché, come vediamo bene, nella maggior parte dei passaggi da un'attività all'altra c'è la necessità di una prenotazione. Prenotazione significa lista di attesa. Se le prenotazioni si sommano, è evidente che si sommeranno anche i giorni di attesa e questo può andare ad inficiare l'efficacia del trattamento, in quanto nella retinopatia diabetica, come nella stragrande maggioranza delle patologie, ovviamente prima si interviene e più efficacemente si potrà appunto intervenire. Che cosa propone lo screening territoriale telematico? Ecco, questo è il percorso invece che potrebbe delinearsi con questo nuovo progetto. Allora, innanzitutto vediamo il punto di partenza del processo, non è più la prescrizione da parte del medico di medicina generale, del diabetologo, ma il punto di partenza è lo screening territoriale e telematico, quindi calato appunto nel territorio per facilitare l'accesso. Ecco, in questo caso, ecco, volutamente ho cambiato i colori proprio per stare ad indicare che gli step in verde sono quelli che presenteranno i maggiori vantaggi, cioè laddove precedentemente avevo indicato in rosso quelli che poi sono gli stessi, prima presentavano le criticità, adesso invece potrebbero presentare dei vantaggi. Quali sono? Dunque, innanzitutto la circolarità del percorso che era completamente assente precedentemente. Quindi vediamo che ogni ramo del percorso va a finire in un'attività, diciamo, in un processo che è l'aggiornamento della cartella e l'indicazione dei controlli periodici che rimanda allo screening di nuovo. Quindi sia nel caso dello screening positivo, sia nel caso dello screening borderline o dello screening negativo, c'è sempre appunto un rinvio di nuovo allo screening. In questa maniera sicuramente potrà essere incentivato il numero dei pazienti monitorati per la retinopatia diabetica. Dunque, aiuto, che succede? Ecco. Inoltre, altro vantaggio importante, forse quello più importante, è l'eliminazione dei lunghi tempi di attesa. Come? Eliminando le prenotazioni. Quindi, innanzitutto, abbiamo detto che non c'è più la prescrizione da parte del medico per fare una prima valutazione, ma c'è l'accesso diretto. Quindi allo screening territoriale si potrebbe accedere semplicemente esibendo, ad esempio, la certificazione della patologia diabetica. Ecco.
Inoltre, in caso di screening borderline, non ci sarebbe bisogno di ulteriori prenotazioni per ulteriori accertamenti, ma gli esiti degli esami verrebbero appunto inviati telematicamente al centro di riferimento per la telerefertazione. Il paziente potrebbe poi contattare il centro di riferimento per avere la risposta, e quindi ecco, anche in questo caso si elimina la prenotazione. E infine, ecco, si elimina anche la prenotazione nel caso dello screening positivo, perché l'ortottista inserirebbe direttamente il paziente in un'agenda digitale condivisa fra ortottista e oculisti del centro di riferimento. Ecco, ho cercato in qualche modo di riportare degli ipotetici valori. Allora, nel caso del contesto attuale, per una prima visita, stando alle classi di priorità attuali, appunto, per una prima visita, anche se si conclude con esito positivo, vediamo che si devono attendere dai 10 ai 120 giorni, con lo screening territoriale telematico in un solo giorno. In un solo giorno il paziente sa se appunto non ha la retinopatia diabetica, per esempio, perché potrebbe recarsi direttamente allo screening. Se è negativo, ecco, è già conclusa la prima parte del percorso. E, ritornando al contesto attuale, se la prima visita viene positiva e quindi c'è bisogno del secondo livello, ecco che c'è bisogno di un'altra prenotazione, e quindi i tempi lievitano e si passa dai 20 ai 150 giorni. Nel caso dello screening territoriale telematico potrebbero essere dai 4 ai 9 giorni. Infine, in caso di trattamento, ecco, dai 25 ai 160 e con il nuovo percorso dai 7 ai 18. Dunque, vorrei fare una precisazione importante. Ecco, la quantificazione dei giorni nel caso dello screening territoriale, la quantificazione è stata fatta sulla base della tempistica che attualmente viene utilizzata all'interno del secondo livello, dove non ci sono appunto le prenotazioni da CUP, ecco, in sostanza. Sono tempistiche che comunque dovrebbero essere preventivamente decise e stabilite. Oh, dunque, al di là, diciamo, di queste valutazioni empiriche, ecco, il progetto comunque dovrebbe prevedere un sistema di verifica, quindi un sistema di indicatori che potrebbero essere il primo indicatore, quello che va a verificare il timing di inizio del primo trattamento nel paziente con retinopatia diabetica o edema maculare diabetico, e l'altro indicatore potrebbe essere il tasso di adesione allo screening, ecco, per esempio. Punti di forza e punti di debolezza, oltre a quelli già un po' evidenziati. Dunque, vorrei ecco, puntualizzare come punto di forza l'eventuale possibilità di una prima redazione di registro dei pazienti diabetici, perché all'atto pratico questo registro ancora non esiste. E invece, grazie ad una forma di questo tipo di screening, si potrebbe redigere un registro che potrebbe essere utile poi per convocare i pazienti a fare lo screening, così come avviene per altre patologie. E fra i punti di debolezza, invece, oltre alla digitalizzazione, che abbiamo detto è ancora in fase di efficientamento, ecco, potrebbe esserci la possibilità di scarsa aderenza allo screening. Quindi è evidente che dovrebbe essere prevista una fase di pubblicità, diciamo, dovrebbe essere informato più possibile il paziente diabetico in modo tale da evitare, ecco, la scarsa aderenza. E sono alle conclusioni, ecco, quindi riassumendo quali sono le strategie che potrebbero in qualche modo ridurre i tempi per la diagnosi e il trattamento della retinopatia diabetica. L'introduzione dell'ortottista nel team multidisciplinare in quanto ha le competenze che sono competenze curriculari.
per quanto riguarda sia la diagnostica strumentale, sia la parte organizzativa, gestionale e anche per quanto riguarda il settore della prevenzione. Lo screening territoriale e telematico e un'integrazione ugualmente telematica, quindi la possibilità di evitare la prenotazione al CUP per la visita di secondo livello, in modo tale da poter garantire questo rapporto continuo fra il territorio e l'integrazione continua fra territorio e ospedale. Così facendo, probabilmente si potrebbero ridurre le forme più gravi di retinopatia diabetica, che sono quelle che conducono poi alle disabilità, visive. E con questo io, vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato. Grazie, dottoressa Solari, che la sua è una bella tesi, che non ha fatto bene come gli altri. E do la parola sicuramente al controrelatore, alla dottoressa Taddei Sabrina. Una sola curiosità. Pensa che questa modalità di sanità d'iniziativa, di ortottista di primo livello, possa essere utile anche in altre patologie oculari oppure limitata alla retinopatia diabetica? No, ecco, sicuramente fra le prospettive future, per esempio, ecco, potrebbe essere adottato una modalità analoga, quindi un percorso analogo anche per altre patologie croniche oculari, come ad esempio il glaucoma. E inoltre, anche proprio durante lo screening per la retinopatia diabetica, se l'operatore è competente, se l'operatore dello screening è competente, come può essere nel caso dell'ortottista, se si presenta un quadro oftalmologico diverso da quello della retinopatia diabetica, l'ortottista potrà comunque indicare, consigliare una valutazione e una visita approfondita, una visita oculistica approfondita, anche se si tratta di un percorso diverso, anche se è al di fuori, diciamo, del percorso della retinopatia diabetica. Ecco, inoltre vorrei anche aggiungere un'altra caratteristica. Nel caso in cui l'operatore, sia magari l'infermiere piuttosto che il medico di medicina generale, che magari vengono addestrati ad hoc proprio per fare lo screening della retinopatia diabetica e basta, potrebbero trovarsi di fronte situazioni non così semplici, perché nel caso per esempio di cataratta o di vizi di refrazione elevata, non è detto che scattare una fotografia sia così semplice. Quindi credo che le competenze appunto dell'ortottista potrebbero rendere più appropriato tutto l'intera procedura appunto dello screening. Grazie. Grazie a lei. Ci sono altre domande? Finiamo qua. Allora, quindi a questo punto chiudiamo questa chiudiamo la connessione e noi commissari ci troviamo in una tavola virtuale, quindi a dopo.
Ci siete? Noi sì, Lucia. Ah, ecco. Loro no. Ah, ecco, pensavo di essere l'unica io, dico, sta a vedere. Boh, per me non riescono a rientrare. Io la mia gente non la tengo più, non so cosa succederà nei prossimi minuti, ve lo dico. Condividiamo lo stesso problema. Sono nascosti, ma non ce la fanno essere nascosti e nascosti, capito? Non ne possono più. Ma io ho provato a tenerci nascosti, ma non ci si sta più nascosti. Potranno entrare, no? Che c'è di male? No, niente, Sarà il bello della diretta, sì. Assolutamente. Cioè, io gente. No, cioè, capite che situazione so io. Intanto ho preparato il rinfresco. Brava, brava. Posso venire? A Posso voglia. venire? Cioè, io ho le carote qui, dimmi te che ci faccio io con 2 carote. No, luci però. Guarda. Cioè, sacchettino delle carote già pronte, Madonna. tipo conigli. Speriamo bene, ragazzi. Boh. Sono Michela. Stanno Ciao. uscendo, ma credo che ci abbiano finito, eh. Ok, grazie. Grazie. Ben ritrovati. Ben ritrovati a tutti. Abbiamo anche Filippo sorridente, sempre stato tipo serissimo tutto il tempo. Bene, dottoressa De Benedetto Carmen, la commissione, visti i risultati della carriera accademica svolta, ha approvato il suo esame di laurea con la votazione di 110 su 110 e lode. Pertanto, per i poteri conferitici dal magnifico rettore, la proclamiamo in nome della legge dottore magistrale di scienze riabilitative delle professioni sanitarie. Grazie. Ci lega. La sottoscritta Carmen De Benedetto, matricola 088359, iscritta al corso di laurea magistrale in scienze riabilitative delle professioni sanitarie. Visto il decreto del rettore dell'Università degli Studi di Siena, repertorio numero 461-2020, protocollo numero 52533 del giorno 11 marzo 2020, che autorizza la modalità di svolgimento a distanza della prova finale della proclamazione, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445, in caso di dichiarazioni mendaci, diffamazioni o uso di atti falsi, dichiara di aver partecipato alla seduta di laurea del giorno 26 aprile 2021 della sessione di aprile dell'anno accademico 2019-2020 per il conseguimento del titolo finale e prende atto della valutazione e della votazione finale con le quali è stato proclamato dottoressa magistrale in scienze riabilitative delle professioni sanitarie. Mirabelle Glano, 26 aprile 2021. Grazie. Prego, bene. Passiamo alla prossima, il dottor Filippo Ferrandi.
Dottor Filippo Ferrandi, la Commissione, visti i risultati della carriera accademica svolta, ha approvato il suo esame di laurea con la votazione di 110 su 110 e lode. Pertanto, per i poteri conferitici dal magnifico rettore, la proclamiamo in nome della legge dottore magistrale di scienze riabilitative delle professioni sanitarie. Grazie mille a tutti. Il sottoscritto Filippo Ferrandi, matricola numero 088503, iscritto al corso di laurea magistrale in scienze riabilitative delle professioni sanitarie, visto il decreto del rettore dell'Università degli Studi di Siena, repertorio numero 461-2020, protocollo numero 52533 del giorno 11 marzo 2020, che autorizza la modalità di svolgimento a distanza della prova finale e della proclamazione, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2045, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione uso di atti falsi, dichiara di aver partecipato alla seduta di laurea del giorno 26 aprile 2021, della sessione di aprile dell'anno accademico 2019-2020, per il conseguimento del titolo finale, e prende atto della valutazione e della votazione finale con le quali è stato proclamato dottore magistrale in scienze riabilitative delle professioni sanitarie. Monteroni d'Arbia, 26 aprile 2021. Grazie ancora. Bene. Dottoressa Eleonora Giorgi, la Commissione, visti i risultati della carriera accademica svolta, ha approvato il suo esame con la votazione di 109 su 110. Pertanto, per i poteri conferitici dal magnifico rettore, la proclamiamo in nome della legge dottore magistrale di scienze riabilitative delle professioni sanitarie. Perfetto, grazie. La sottoscritta Giorgia Eleonora, matricola 089242, iscritta al corso di laurea magistrale in scienze riabilitative delle professioni sanitarie, visto il decreto del rettore dell'Università degli Studi di Siena, repertorio numero 461 del 2020, protocollo numero 52533 del giorno 11 marzo 2020, che autorizza la modalità di svolgimento a distanza della prova finale della proclamazione, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445, in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, dichiara di aver partecipato alla seduta di laurea del giorno 26 aprile 2021 della sessione di aprile dell'anno accademico 2019-2020 per il conseguimento del titolo finale e prende atto della valutazione e della votazione finale con le quali è stato proclamato dottore, dottoressa magistrale in scienze riabilitative delle professioni sanitarie, Città di Castello, 26 aprile 2021. Bene, dottoressa Simona Martini, la Commissione, visti i risultati della carriera accademica svolta, ha approvato il suo esame con la votazione di 110 su 110 e lode. Pertanto, per i poteri conferitici dal magnifico rettore, la proclamiamo in nome della legge dottore magistrale in scienze riabilitative delle professioni sanitarie. Grazie. La sottoscritta Simona Martini, matricola numero 088472, iscritta al corso di laurea magistrale Scienze riabilitative delle professioni sanitarie, visto il decreto del rettore dell'Università degli Studi di Siena, repertorio 461-2020, protocollo numero 52533, giorno 11, ma scusate, 11 marzo 2020, che autorizza la modalità di svolgimento a distanza della prova finale e della proclamazione, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiara di aver partecipato alla seduta di laurea del giorno 26 aprile 2021 della sessione aprile dell'anno accademico 2019-2020 per il conseguimento del titolo finale e prende atto della valutazione della votazione finale con la quale è stata proclamata dottoressa magistrale in scienze riabilitative delle professioni sanitarie. Torrita di Siena, 26 aprile 2021. Bene. Dottoressa Lucia Solari, la Commissione, visti i risultati della carriera accademica svolta, ha approvato il suo esame di laurea con la votazione di 110 su 110. Pertanto, per i poteri conferitici dal magnifico rettore, la proclamiamo in nome della legge dottore magistrale scienze riabilitative delle professioni sanitarie.
Grazie, grazie mille. Dunque, la sottoscritta Lucia Solari, matricola numero 088568, iscritta al corso di laurea magistrale in scienze riabilitative delle professioni sanitarie, visto il decreto del rettore dell'Università degli Studi di Siena, repertorio numero 461 del 2020, protocollo numero 52533 del giorno 11 marzo 2020, che autorizza la modalità di svolgimento a distanza della prova finale e della proclamazione, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445, in caso di dichiarazioni mendaci e diffamazione o uso di atti falsi, dichiara di aver partecipato alla seduta di laurea del giorno 26 aprile 2021 della sessione di aprile dell'anno accademico 2019-2020 per il conseguimento del titolo finale, prende atto della valutazione e della votazione finale con le quali è stata proclamata dottoressa magistrale in scienze riabilitative delle professioni sanitarie, Arezzo, 26 aprile 2021. Bene, Grazie. bene, faccio veramente complimenti a tutti. È stata una bella sessione di tesi, con tesi non banali, originali, argomenti nuovi, quindi veramente siamo molto contenti. Ringrazio tutti i membri della commissione che sempre mi assistono, che ne ho bisogno. Vi auguro tanta fortuna e vi auguro soprattutto che questo titolo vi spalanchi dei portoni nuovi nel vostro lavoro. Bene, vi saluto, vi ringrazio ancora e ringrazio i membri della commissione. Un abbraccio speciale a Antonella. Grazie, grazie a tutti. Grazie, arrivederci. Grazie mille, Grazie, arrivederci. buonasera. Ciao, a presto, buona serata.